over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Minion Lover 3 crafta 100 unique minions. Porca puttana, e davvero ne ho fatti 100? Ma davvero? Oh mio dio. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ragazzi, oggi l'episodio lo inizio così, dicendovi subito cosa è successo mentre che stavo farmando per circa 4 giorni. Buon salve. Addirittura 2. Primo, tutta la redstone che abbiamo e tutti i lapis che ho provato a vendere non sono serviti a niente, perché volevo comprare una spada chiamata Aspect of the End per regalarla ad Axel. Il problema, quando ho messo 4000, uno mi ha utilizzato a 6000. Ho venduto tutto, tutta la redstone, tutti i lapis e tutto lo studiano che avevo e sono arrivato a 30000. Ma quando ci sono arrivato era ormai troppo tardi. Mi hanno già outbiddato addirittura ad 80000. Perciò mi sono arreso subito e quindi niente Aspect of the End per Axel. Però ho preso un grappling hook. Almeno con questo riesco a facilitarmi i viaggi. Siamo arrivati a diamante level 7 per craftare l'Enchanted Diamond Armor, e ce l'ho esattamente nell'Ender Chest. È tutta qui. Questa è già enchantata, questa l'ho vinta in un auction con 25000 ed è pure godly, quindi a posto.
e questi altri due pezzi, anzi tre con questo che ho cartato, e questo qua che ho potenziato. Ma adesso, visto che me lo sono ricordato, troviamo growth 5 anche sull'erba. Eccolo qua. Consiglio, se incentate un'armatura con growth 4, turns 3 non ve lo darà, però se incentate l'armatura con growth 5, turns 3 è assicurato, o spine 3 è assicurato. Comunque, nel mio inventario potete vedere 8 stack di cactus ottenuti nella Mushroom Island e 8 stack di sabbia ottenuti comprandoli comunque. Ho speso circa 1000 per questa sabbia, però per me non è niente, perché siamo arrivati a 100.000 nella banca proprio stamattina. E devo dire che sono veramente contento di me stesso. E inoltre ho anche il cobblestone minion di tier 10. Questo significa tanta roba. Adesso direi che, da quello che avete visto nell'inventario, andiamo a costruire una bella, grossa, super potente farm di cactus. E la farò esattamente vicino al deposito. Motivo 1, perché ci starò FK. Motivo 2, perché vicino costruirò anche un mega spawner, diciamo principalmente al buio, così zombie, scheletri, ragni ed enderman senza bisogno di minion spawneranno, e forse anche più velocemente. Alla fine l'idea del mob spawner l'ho completamente buttata nel cestino, perché dei risultati che mi avevo offerto ho deciso di cancellarlo quel progetto, e non so quando ci avrò sbatti di eliminarlo completamente da sopra il deposito, visto che fa schifo. E inoltre metterò lì dentro anche magma cube e enderman minion. Tra l'altro, a proposito dell'enderman minion, ho fatto una piccola farm che vedrete nei prossimi episodi. Alla fine avevo detto già che quel mob spawner non l'avrei più utilizzato, perciò prima avevo messo il magma cube e l'enderman minion, poi l'ho tolti, ho messo lo scheletro minion e poi ho tolto anche quello, visto che mi serviva spazio per altri diamond minion. Così le enderpearl le collezioneremo più veloci, in modo molto più veloce, e soprattutto a magma cube arriveremo a magma cube 7 per craftare la magma armor, che poi a quel livello di magma non ci siamo ancora arrivati neanche al 12° episodio. L'armatura più potente del gioco, ma non è la più resistente, perché la più resistente è esattamente questa. Guardate, più 60, più 120, più 110 e più 55. Intanto, raga, per costruire questa farm, prima di tutto ho bisogno di completare il tetto dello storage. Ah, tra l'altro, ho messo un botto di... cioè, un botto proprio no. Sono riuscito a collezionare tutto il cuore necessario per craftare gli item frame. Ho sistemato un po', adesso questi 6 qui li metterò esattamente là in fondo. Qui ho messo tutti gli ortaggi e la carne e le piume o le pelli. Come vedete qui siamo andati a formare un bel pochino. E inoltre abbiamo craftato anche 3 minion: pollo, maiale e mucca. Direi, senza perdere altro tempo, finiamo il tetto dello storage e iniziamo con sia la costruzione del mega spawner che quella della farm di cactus.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Avete appena visto tutto il pezzo di video dove ho costruito il tetto del deposito. E questo è ciò che è venuto fuori. Andiamo subito a vedere. Merda, ho finito le pozioni. E questo è l'interno. Purtroppo sì, è un pochettino glitchato a causa della shaders, ma non importa. Più che altro questo bug è più frequente dove non ci sono, dove non c'è luce. Tipo là sopra, luce non ce n'è. Per questo si vede tutto così. Ma adesso direi che è arrivato il momento di costruire la farm di cactus. Quindi senza perdere altro tempo andiamo. We'll be right back.
surges around like an ocean.